il nome è quello di Santiago Jiménez, perché ha 22 anni, perché ha fatto 25 gol in 38 partite, perché ha un rapporto migliore tra gol fatti ed expected goals, ovvero in Eredivisie, tanto per capirci, sono previsti 19 gol nelle presenze che ha fatto. Lui ha fatto più gol, 21, di quelli che gli expected goal andrebbero a prevedere. È forte fisicamente, è bravo dentro l'area di rigore, ha un sacco di caratteristiche e soprattutto il Napoli ha bisogno di sostituire Victor Osimhen. Ecco il motivo per il quale Santiago Jiménez sembra uno degli eredi designati per la sostituzione della numero 9 nigeriano, perché con 120-130 milioni il Napoli dovrà può ricostruire quella che è la rosa, che è la squadra, quello che sarà il roster da mettere a disposizione del nuovo allenatore, che non sarà più Ciccio Calderone con ogni ragionevole certezza. E allora spunta questo asse con Rotterdam, spunta questo asse con il Feyenoord, spunta soprattutto il nome di Santiago Jiménez, attaccante messicano che, come detto, ha 22 anni, ha un rapporto tra tiri fatti e gol realizzati molto molto alto. La finalizzazione, il tiro anche dalla media distanza sono delle caratteristiche che vedono Jiménez eccellere assolutamente, non solo con la maglia del Feyenoord ma anche in nazionale. Anche anagraficamente ci siamo, è un profilo perfetto per il Napoli, in esclusiva per Spazio Napoli, con un collegamento dedicato proprio con un collega messicano che vive e opera lì in Olanda. Hola, ¿qué tal amigos de Espacio Napoli? Soy Daniel Reyes, periodista deportivo mexicano que vive en Holanda. El interés de Napoli por Santiago Jiménez ha estado sonando bastante en los medios de comunicación holandeses en los últimos días. Todos saben aquí en la Eredivisie que muy probablemente esta es la última temporada de Santi Jiménez, que le está quedando pequeña también la Eredivisie, está marcando muchos goles, pero tiene que llegar una buena oferta para que el Feyenoord deje salir a futbolista mexicano. Menos de 30 millones de euros no va a salir Santiago Jiménez, y eso va a ser lo interesante. Si el Napoli llega con esa propuesta ante el Feyenoord, me parece que sí, Santiago Jiménez podría estar en el Napoli la próxima temporada. Por ahora no hay nada en concreto, pero falta mucho para que se abra este mercado de pases. De entrada, sí, Santiago Jiménez está abierto a salir a otro equipo en el verano. C'è tanto dribbling in Santiago Jiménez, in Santi Jiménez, come lo chiamano i messicani. C'è tanta qualità anche nel tiro. Certo, non è un centravanti di manovra. Cioè, non bisogna aspettarsi uno che sta lì a legare la squadra. No, questo non lo fa. Così come, diciamo che nel contrasto un po' ci prova, ma non è esattamente il suo forte il contrasto. È un giocatore che sì, ha delle ottime caratteristiche dal punto di vista della finalizzazione, va sicuramente messo in un contesto nel quale riesce a lavorare meglio con la squadra, ma è uno che va servito, è uno al quale vanno recapitati i palloni in area di rigore, è un cobra dell'area di rigore, è uno che va lì dritto, boom, fa gol, punto. Cioè, non ci sono grosse alternative. Serve questo tipo di centravanti al Napoli? Probabilmente sì. Soprattutto se si produrrà una manovra che tenderà ad andare molto in verticale. Però non c'è solo Santiago Jiménez, ovviamente, nell'asse che si sta creando con Rotterdam, perché il Feyenoord sta mettendo in luce due altri giocatori che possono aiutare a riformare quella che è una vera e propria colonna vertebrale per il Napoli. Uno di questi è chiaramente David Anchico. Al Napoli servono due centrali, almeno due centrali, almeno due centrali. Perché chiaramente Østigard potrebbe andare via, perché Nathan potrebbe andare in prestito, perché Juan Jesus te lo tieni ma non può fare, come sta dimostrando la stagione, tutte le partite, e Rachmani resterebbe titolare. Ti serve un centrale che sappia impostare, e che sappia impostare anche bene. E allora David Anchico, il nome viene fuori, ha già avuto esperienza in Italia, conosce il nostro campionato, è stato alla Fiorentina, ha 26 anni, ha delle caratteristiche importantissime, perché fa il difensore centrale e lo fa molto bene, perché è bravissimo nel tackle, nel contrasto, veramente top da questo punto di vista, ma soprattutto è un difensore con un piede estremamente educato, tant'è che può fare anche il terzino sinistro, per come riesce anche a dare qualità al passaggio. Una delle sue principali caratteristiche è il passaggio chiave, cioè è uno che sta lì ed è bravo evidentemente anche a filtrare il pallone. Una cosa non comune per un difensore, un aspetto non comune per un centrale. Allora va da sé che David Anchico è uno di quelli monitorati. Alla stessa agenzia di Stani Lobotka, con Napoli si conoscono benissimo da tanti anni,
vi assicuro, ci hanno già parlato di Enchco con l'agenzia. Costa, non è che non costa, una ventina di milioni li devi investire, però vi posso dire già che per quanto riguarda Enchco siamo lì, una ventina di milioni servono, però è un giocatore molto forte, è un giocatore che ha appunto queste caratteristiche qui, è uno che imposta, è uno bravo anche a trovare il compagno, è uno che all'occorrenza può fare anche il terzino sinistro. E poi c'è Quinten Timber, 22 anni, che può giocare 4-3-3, 4-2-3-1, può giocare in una mediana 2, può giocare in una mediana 3, ha giocato anche come trequartista. Ha un tratto comune con Enchko, oltre ad essere molto forte tecnicamente. Anche lui ha nel passaggio chiave, nell'ultimo passaggio, nel passaggio che tende a costruire un'azione gol, qualcosa di molto importante. E poi ha il tiro dalla media distanza. Insomma, è Timber un centrocampista che offre soluzioni, sia nella capacità di costruire il gioco, sia nella capacità di andarlo a chiudere il gioco. Nel gioco corto è bravissimo, scuola olandese, gli piace stare lì, ta ta ta, passaggio breve e riesce a costruire. Vede il compagno, tanti uno contro uno, vinti ovviamente, tanti falli subiti, quindi è uno che ti dà anche la possibilità di proteggere un po' la palla, di prendere fallo e poi di ripartire. Anche qui siamo su cifre importanti, perché è un giocatore che costa, perché è un giocatore che chiaramente ha un grande appeal internazionale, l'annata del Feyenoord lo sta valorizzando tantissimo. Y también se menciona mucho acerca del caso de Timber y de Janko, dos jugadores compañeros de Santiago Jiménez en el Napoli. Ambos han mostrado un muy buen nivel, gracias a ellos dos, más Santiago Jiménez, el Feyenoord fue campeón la temporada pasada, y tanto Timber como Janko están listos para jugar en una liga más importante que la Eredivisie. En este caso, la Serie A puede ser un buen destino. Timber es un tremendo mediocampista y Janko es un muy buen central. Así que, si esto se llega a dar, el Napoli se estará llevando a dos de los mejores jugadores de la Eredivisie. Les mando un abrazo desde La Haya, Holanda. Es un paquete più o meno da 100 milioni di euro quello che va a prevedere Timber, Enchko e Santiago Jiménez. Siamo lì, siamo intorno alle tre cifre, perché sono giocatori forti, importanti e qualitativi. Il Napoli potrebbe ricostruire questa spina dorsale con uno slovacco, con un olandese, con un messicano, insomma potrebbe ricostruire questa spina dorsale che serve per ripartire la prossima stagione. L'asse con Rotterdam è stato avviato, è forte e importante, questi sono i nomi.